Buongiorno coccodrilli, ci siamo, ci siamo. No, vabbè, sta pieno. Ma Ah! Oh, smetti, ma che te sei messa questo una coccia di fiori? Sta pieno, guardate, mi ha messo la tenda antifiga, guardatela. Cioè, lei non mi vuole far vedere la figa fuori, è antifiga sta tenda, guardate. Però sta pieno, ragazzi. Sta pieno di figa, è un guarda che lavoro. danno. Mamma mia, pieno, 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 pieno. La tenda antifiga non ha funzionato. Composizione floreale questa mattina, eh? Ma che fiori so? L'ho comprato dal fioraio sto... Fiori Apri esotici. Ma il frigorifero. Mamma! Oh, ma! Hai cagato? No, non lo so. fatti Cioè, si piano. può vedere una cosa così di prima Lascia anche mattina? te. Hai cagato? Fa! Tappare galli? Fa! Oh, ma buongiorno! Oh no! Nonno! Oh no! Nonno! Nonno! Oh no! Dove andà? Come? Oh no! Oh, che bello, adesso vado, grazie mille. Ciao. Ciao. Ah, è vero. Quella la nonna mia bella, eh? Quanto sei bella, Bello, dammi un bello bacino. sei tu, no Oh, va io. bene sta outfit? Sì. Tu di moda te ne intendi, vero? Va bene, secondo te? Molto, sono molto elegante. Grazie mille, dove posso andare con sta outfit? È dappertutto. Davvero? Ti piace un po' la situazione un po' camoscio, ma non è tanto moscio? C'è tutto così. Tutto sì che... Capito? Abbini il jeans col camoscio, però non è tanto moscio, capito? Guarda, guarda, guarda. Nonna Marie? Nonna Sì. Marie! Va Dammi un bene. bacione! Oh, eccola. Guardate Come quanto è sei tu, bella. Evi? Madonna, santa Vai, Maria, non... Capelletto... Il Vai stavo. No, vabbè, sta pieno, raga. Io me la sento, cioè, come fa a scappare? Io faccio. Fortuna c'è entrato in macchina. No, stava pieno, guarda che lavoro. Senti, dal vetro. No, fermi. No. Buoni, buoni. Questi mi guardano come per dire, questo è scemo che sta bussata dal vetro. La zigianna, zigia, eh? Mamma mia, ragazzi. Io, veramente, è assurda. Bravissima la zigianna. Coccodrilli, uno dei migliori in Italia con le sue strategie. Andatelo a seguire e fate swipe up, mi raccomando, ragazzi. Uno dei migliori, swipe. Che famo il pennello? Lascio o tagliamo No, corto? il pennello va lasciato, eh. Per Cioè, forza. lasciami il pennello. Vai, bello il pennello, vai. Grande balza! Non so se vi ricordate che avevo fatto una lastra per il polso e niente, mi sa che me lo tengo il polso. Perché c'ho una frattura completa al primo, terzo medio deltoide carpale evoluta in pseudo artrosi, quindi non me lo so mai curata. Tonto, e adesso mi tengo il polso che non lo piego. Quindi, ragazzi, curatevi quando vi dovete curare. A parte i referti, mi sto un po' a cagà sotto per la reazione del nonno, perché domani andrò a prendere la macchina. Quindi, fine settimana ci sarà il video. Me lo state chiedendo in tantissimi. Ragazzi, ci vuole tempo. Farò la reazione. Vedrete se sarò vivo venerdì o no. E poi tra venerdì e sabato vedrete il video anche voi, o forse domani sera, non lo so. Non so nulla, però stavolta mi sa che... Oh, non c'è da venire a spaurarmi! Oh, arrivo all'improvviso! Ma che stai Ma facendo? arrivo all'improvviso e urli, che urli! Oh, Ma ciatte di coglioni! i capelli. No. Chi?
mi ha passato il colore e poi me l'ha tagliato. È vero? Anche il colore? E come mai? Come mai? Perché aveva bisogno di farli. Tu fai anche il parrucchiere? Dalla tua moglie? Ma io so fare anche i capelli. E poi che si fa? Poi che si fa? Le segue? No! Finiamo il rosario, va. Fra le donne, la macchina non si può piattiarla? Il frutto del tuo seno. Ma quando? A me! È le 6, dove andiamo? Ma ho c'ho già più al pelle perché non c'è, domattina come. Arriva con la tromba dei giocatori. Va su con la tromba. Ma della... la Madonna, secondo me, si ride quando vede. Sì, si incanazza, non arriva. Dammi letta, la Madonna sta a ridere. Guarda le storie nostre, te lo garantisco. Lo so, perché hanno Instagram del sì, paradiso. Anche loro, certo. E guarda, e ride, devi essere tranquilla, devi essere serena, bisogna ridere, perché è bella la vita. Va bene. È bella, perché sei un po' arrabbiata quando fai fuori da stadio dopo il rosario. Ma sì, ci sta, è bello. Ma pensa alla Madonna e San Giuseppe che stanno a guardare Instagram sulla poltrona così e ridono. Cesciano, guarda come ride, fa una risatina, oh, più forte. Oh, come la zigiana, l'occhiolino, linguaccia, rottino. No, rottino, pensa alla Madonna se ti vede a far rottino quanto ride. Adesso... segue da un po', se lo ricorda, la bombola dell'ossigeno per la zigiana. Adesso la nonna la tiene ogni tanto perché ritorna sulla saturazione, ma ne fa un uso proprio una, gli dura tanti, quasi 2 mesi. Con la zigiana ogni 2 anni prendevo 4 bombole dell'ossigeno, e per me questa cosa mi fa tornare un po' indietro con passato, quando, che poi era un anno fa, che perché è morta 26 aprile, e sono stati dei periodi che ero proprio sempre con questa bomba sulle spalle per andare in farmacia, ma lo facevo veramente, mi sentivo quasi un eroe quando lo facevo, perché sono quei momenti che senti come se puoi salvarla, proprio fa sta meglio, e quindi era veramente bello, mi sentivo sicuramente un Avengers con sta bombola, l'uomo bombola, bombola man, vai bombola man. Adesso riportiamo questa. Oh, vede? Che stai a fa? Oh. Che fè? O no? Cavo il vino. E dopo? E dopo lo bevo. E poi? E dopo va a fanculo. Gli ultimi 2 giorni per acquistare maglia sta pieno, questa felpa e molte altre cose nello store. Quindi fate swipe e forse uno di voi riceverà una sorpresa. Adesso vado a sentire un attimo sotto com'è. Ho avuto la conferma. Chiunque da ora acquista lo store potrà ricevere 1 chilo di tagliatelle di nonna Maria. È vero. Che preparerà domenica, quindi la spediremo. Io ho anche spedito la torta di Pasqua a quel vincitore. Gli è arrivata, ma non mi ha fatto sapere niente. Mi dispiace anche perché comunque la. Uno ci lavora sopra. Quindi non lo so, se ci senti, batti in colpo, dici almeno se era buono. No, perché comunque abbiamo fatto l'estrazione. Quindi mi raccomando, www.carlettolife.com per vincere la tagliatella, si carica? Sì. Tagliatella, 1 chilo. Fettina. È dura. Perché? Perché è dura. I macellai alla pastiglia, da riparto notte, la carne non la sonno fa. Ma che dico? Io quando lavoravo mangiavo in Toscana certe bistecche grosse, erano terne come il burro. Adesso le pie, monganino, quello, quell'altro, ma sempre dure. I macellai? No, non è vero, io mi dissocio. No, allora dimmi perché è dure. Io mi dissocio, assolutamente mi dissocio da questo. Allora, che ha ragione. Ale.
come fa il pennello, guarda che pennello che fa, guarda che pennello, guarda che pennello, il pennello di Rock fa il pennello. Ti ricordi quel venerdì? Ma quale venerdì? Quel venerdì là che stavamo insieme io e te, che io ero con te, tu eri con me, quel venerdì che stavamo insieme, che tu non ti ricordi, ma adesso forse ti ricordi perché era quel venerdì che stavamo insieme, non so se tu ti ricordi. Ti ricordi? Sì, sì. Hai fatto la scoreggina sulla mano. Ma tu ieri, quando sali con me ne hai fatto 4-4. No, tu hai fatto, hai fatto una scoreggina. Ma va a fanco, cammina. Ti ricordi quel venerdì che hai fatto quella scoreggina sulla macchina? Ricordo, forse tu non ti ricordi, ma adesso ti ricordi, perché te solito l'ho ricordato io, che tu hai fatto la scoreggina. Le dico io, porca maiala, che ieri. Pennello finale, pennello, pennello, pennello finale, pennello finale. E le vaffanculo. Divertiti tantissimo in questa diretta e adesso la diretta è fatta e adesso andate tutti a fare in culo. Ringraziamo la pagina Pastorizia. Ciao ragazzi, domani il grande giorno, dormiamoci su e ne vedremo delle belle, ragazzi. Questo è grosso. Che ormai è fatta, intendo, sapete cosa, la macchina. Buonanotte, grazie mille per i splendidi messaggi che mi mandate e per la compagnia che mi fate durante il giorno. Io cerco sempre di contraccambiare e a domani sulle mani, mi raccomando, belli carichi domani, belli belli carichi, belli carichi. Chi non ha visto le storie di ieri le può ritrovare su YouTube. Magari adesso mettetela con calma, me lo dite in tanti che tipo la sera vi mettete lì, è come se vedete una piccola serie TV. Buonanotte e voglio bene, grandi.